Un bambino obeso difficilmente non sarà un adulto obeso. È proprio questa, l'obesità, la malattia che preoccupa di più medici e pediatri abruzzesi, che per 2 giorni si sono confrontati sui temi legati alla salute di bambini e adolescenti nel corso del convegno regionale della SIP, la Società Italiana di Pediatria, che si è svolto all'auditorium del rettorato del campus universitario D'Annunzio di Chieti, con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Chieti e dell'Università D'Annunzio. 4 le sessioni dei lavori del convegno, allergologia e pneumologia pediatrica con problemi che riguardano il 20% circa dei bambini abruzzesi, gastroenterologia, endocrinologia e malattie rare, come spiegato da Francesco Chiarelli, direttore della clinica pediatrica dell'Università D'Annunzio di Chieti. È emerso come molte malattie sono cambiate radicalmente sia dal punto di vista delle conoscenze, dei meccanismi che sono alla base delle malattie e conseguentemente anche delle possibilità di terapia. Oggi le malattie complesse che tempo fa erano o non curabili o curabili o trattabili in maniera approssimativa, direi, oggi possono trovare una risposta puntuale, quindi le famiglie dei bambini con problemi di salute possono guardare al futuro con ottimismo perché c'è la possibilità oggi di curare molto bene malattie che prima non erano curabili o erano curabili in maniera non completa. Avete anche dei dati che riguardano l'Abruzzo, in particolare lo stato di salute dei bambini abruzzesi? La malattia più frequente che c'è nei bambini abruzzesi, come in tutti i bambini italiani, soprattutto del centro-sud, è l'obesità. L'obesità è una malattia, lo dobbiamo dire alle persone, non è una condizione. Le nostre nonne dicevano che un bambino grasso voleva dire che era in buona salute e che sarebbe diventato magro da adulto. Non è vero, perché i bambini obesi rimangono obesi in età adolescenziale e possono rimanere obesi in età anche adulta e avere dei rischi metabolici e cardiovascolari che sono di grande rilevanza. E quindi già questo, fare dire alla popolazione della regione Abruzzo che l'obesità infantile è una malattia e quindi come malattia va affrontata, credo che sia uno dei messaggi più importanti che sono usciti dal punto di vista pratico per la popolazione della nostra regione. Se da una parte diabete, allergie e malattie rare hanno trovato cure sempre più efficaci grazie al progresso medico-scientifico, nei circa 250.000 bambini abruzzesi assistiti dai pediatri, uno dei problemi principali resta proprio l'obesità, come sottolineato anche da Liborio Stuppia, rettore dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Mentre da un lato c'è l'aspetto ottimistico del fatto che abbiamo terapie per le malattie rare, per l'atrofia muscolospinale, per la Duchenne, la fibrosi cistica, dall'altro il quadro veramente preoccupante è questo delle malattie, non le malattie genetiche classiche, ma le malattie multifattoriali, soprattutto l'obesità, perché un bambino obeso molto difficilmente non sarà un adulto obeso e quindi il peso di una malattia cronica sul sistema sanitario nazionale sarà micidiale. Se noi non interveniamo prevenendo l'obesità nei bambini, ci ritroveremo tra qualche decennio con una popolazione totalmente obesa e con una comorbidità importante in termini di rischio cardiovascolare, di diabete, di tumori e via dicendo. È qualcosa su cui intervenire subito.